Buongiorno players e benvenuti in questo nuovo video. E in questo video, come avrete letto dal titolo, oggi vi parlerò di 5 errori che bisogna assolutamente evitare di fare in estate se il vostro scopo è quello di rimorchiare. Siamo pronti? Cominciamo! Se questa fosse la prima volta che mi vedi, lasciami presenti. Io sono Kita e insieme a Johnny abbiamo creato Social Players, una community composta da persone che desiderano migliorare le proprie abilità sociali, sia dal vivo che in chat, per riuscire a vivere una vita a livello sentimentale che valga davvero la pena di essere vissuta. E ogni giorno aiutiamo i membri che fanno parte della nostra community attraverso dei contenuti gratuiti, tipo quello che stai vedendo tu adesso, in questo momento, e attraverso le nostre consulenze e i nostri eventi dal vivo per chi desidera conoscere delle strategie più avanzate e vivere delle esperienze uniche nel loro genere. Se ancora non l'hai fatto e ti interessano questi argomenti, mi raccomando, come sempre, iscriviti al canale perché tanto è gratis. Mentre invece, qualora pensi che ti potrebbe piacere l'idea di riuscire a migliorare in maniera molto più concreta e molto più velocemente in questo ambito, beh, allora dai un'occhiata al link nella descrizione del video, perché all'interno troverai tutte quante le informazioni utili a capire come funzionano i nostri eventi. Oppure, in caso, contattaci in privato in DM su Instagram e ti aiuteremo a scegliere il percorso più adatto a te. E adesso andiamo a vedere i consigli di oggi. Numero 1. Essere prevenuti. Se sei in cerca di una storia estiva, allora probabilmente o sei single da un po', oppure la tua ultima storia è finita male. E questo può generare dei forti pensieri negativi all'interno della tua mente verso l'altro sesso. E partire con questo mood di certo non ti aiuterà a fare una buona prima impressione. Quindi elimina tutti i preconcetti e i pregiudizi. Numero 2. Pretendere troppo. Avere dei canoni estetici e caratteriali è più che giusto. Ma quando si sconfina nella ricerca della perfezione, beh, allora le cose possono farsi difficili. Quindi va benissimo fare una selezione delle persone con cui provare ad avere un flirt. Ma dall'altro lato, se vedi che non ti va mai bene nessuno, fossi in te mi farei qualche domanda. Numero 3. Essere troppo indifferenti. Se ti piace una persona, faglielo capire. Le persone hanno bisogno di un minimo di partecipazione emotiva. Devi vederlo come un gioco dove entrambi fanno il loro 50%. E se tu non dai modo a questa persona di percepire il tuo interesse, è molto probabile che questo gioco finisca presto. Numero 4. Essere troppo pressanti. Attaccarsi morbosamente a qualcuno non è mai un buon modo di iniziare una nuova conoscenza. Ricordati che è estate e che tutti si vogliono divertire. Quindi vivi la cosa con leggerezza. 5. Pretendere fin da subito il per sempre. Quando si inizia una storia è bene partire con la consapevolezza che non è detto che sia per sempre. A maggior ragione questo concetto dovrà essere ben impresso nella tua mente durante tutta l'estate. Il tuo scopo è quello di goderti le nuove conoscenze che farai in estate o cominciare a vivere l'ennesima dipendenza affettiva? Quindi pensa a goderti il momento, che per organizzare i matrimoni c'è sempre tempo, non ti preoccupare. Bene players, e questi erano i 5 consigli di oggi. Se il video ti è stato utile, mi raccomando, come sempre, di lasciare un bel mi piace, un bel commento, di iscriverti al canale, così non rischi di perderti i prossimi video che pubblicheremo qui. Se ti interessa scoprire quelli che sono i nostri corsi, i nostri percorsi, dai un'occhiata nel link nella descrizione del video. Ogni volta ve lo devo dire sempre, mannaggia a voi. Dai, dici tutte le informazioni sui nostri corsi e i nostri percorsi, oppure in evenienza contattateci in privato in DM su Instagram e vi aiuteremo a scegliere il percorso più adatto a te. Qui da Kita è tutto, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella players!